Con il tempo sto imparando a controllarlo, a usarlo. Spero solo che non sia tardi. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Infamous. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo ottenuto la possibilità di passare sui cavi di ferro andando come se fossimo un trenino, e soprattutto il trenino adesso è ripartito. La prossima missione, dopo aver aiutato sta gente a rialzarsi, è, vediamola subito, Nemesi rivelata. Ma guarda un po'. Di nuovo come alla fontana. Perché non fermi tutto questo? Perché non ti fai i cazzi tuoi? Ho distrutto una di quella robaccia al barco. Pensavo bastasse. Dovrà arrivare da qualche parte. Questa gente non si ammala da sola. Scoprirò che succede. Beh, invece di fare la basic bitch, perché non ti stai zitta e aiuti quella gente? Stronza. C'è gente malata dappertutto. Le uniche fonti d'acqua che sono rimaste in quest'area sono i serbatoi sui tetti. Bene, andrò a vedere che posso fare. Quindi dobbiamo farli saltare in aria? Questo mi stai dicendo? Ecco fatto. Allora, iniziamo subito col tirare giù qualche mietitore puzzoso. Dai, vieni qua, cretino. Perfetto. Dove sei? Dai, rialzati. Ah, dannazione. Ci sono mietitori ovunque qui. E c'è un enorme contenitore di metallo attaccato al serbatoio. La robaccia nera viene da lì. Morto. È quello il modo in cui contaminano l'acqua. Distruggilo. Chi l'avrebbe mai detto, Moia? Quella. Che è successo? Perché è tutto nero la mia visione? Ah, forse perché... Oh no. E come devo fare? E scusami. Vabbè, guarda. Non mi faccio neanche domande. Ho peggiorato le cose. Ho sovraccaricato la pompa. Hai messo una quantità extra di melma nel sistema. Cattive notizie, quindi. La prossima volta distruggi il contenitore. Ti inonderai di quella merda, ma salverai delle vite. Ok, grazie di avermelo detto. Anche perché, scusami, io ho provato a colpirle, ma non me lo faceva, voglio dire. Allora, aspetta, aspetta. Vola via. Muore? Va bene, l'importante è aver ucciso il conduit. Poi, il come... Per un attimo ci ho sperato che fosse il treno a investirlo. Ci ho sperato. Allora, dicevamo, come devo fare quindi per staccarlo? Sovraccaricando questa pompa non mi sporcherei. Ma la gente collegata a questa conduttura si ammalerebbe. Ma che novità! Che cos'è più importante? La mia salute o la loro? Tanto basta che ti fai una dormita, voglio dire. Fai implodere la bomba del contenitore liquame o distruggi il contenitore con un'onda d'urto. Che dolore, so la caduta. Male, Cole, ma è così che deve essere. Altrimenti certo. Troppe persone si ammalerebbero. Ovviamente. Perché io non conto un cazzo come al solito. Cole, purtroppo è così. Dobbiamo farcene andare bene. Così come va. Vuoi fare l'eroe e ti devi sporcare non solo le mani ma anche la faccia. Abbiamo scelto di fare così. Più che altro perché alla fine in questi tipi di giochi tu hai la scelta karmica. Ma diciamo che la scelta canonica una, Peccato, volevo colpirlo in volo.
Se vi state chiedendo perché sto cercando di colpirli in volo, è perché c'è una cacchio di missione che ti implica di doverlo davvero fare per forza in volo. Devo avvicinarmi. Ovviamente. Non è che ti permettono di farlo dalla distanza, devi farlo per forza da vicino. Ecco qua. Su, Cole, andiamoci a sporcare il faccino. Sì, sì, è la stessa cosa di 2 secondi fa. Mi riempie la gola. Azione buona, e quando mai? Sì, ho capito, levati. Ho bisogno di andare a prendere un po' di energia elettrica. Dov'è? Eccolo qui il frammento. Wow, buongiorno. Non posso aspirarlo, ovviamente. Di là, ok. Ma una fonte di... ecco, esatto, una fonte di energia volevo chiedere. Perfetto. Io poi non so se sti cosi rimangono abbassati o meno. In ogni caso io proseguo. Allora, qua c'è uno con il lanciamissili, quindi dobbiamo partire dal basso se non vogliamo prenderci una missilata in faccia. Porca puttana. Sì, certo. Un colpo solo ci ha ammazzato. Come no? Guardalo lì, simpatico lui. Bravo, buttati di sotto, cretino. Testa di culo. Allora, come ho detto, evitiamo il confronto diretto. Cerchiamo di evitare i lanciamissili. Sali un po' più in alto. Ancora un po', Call. Vabbè, è andata. Ste granate non servono a una sega, Call. Ecco qua. Mi fa piacere che sei morto a causa delle mie scosse. Benissimo. Ora ci dobbiamo rifare tutta la risalita. Allora, aspetta un secondo. Perfetto, andiamo. Merda. Non è così che doveva andare, va bene. Puff. Ti sta bene, cretino. Beccati questo perché hai il lanciarazzi tu e sei stronzo. Dov'è che mi colpisce? Dite che se vado subito da quello me lo fa fare? Me lo fa esplodere? Scopriamolo subito, siamo già qui. Ok, e il tizio simpatico è andato. Allora, sali. Voglio solo vedere, tanto magari non succede nulla, però abbiamo già sgamato da dov'è un'altra cosa di pompaggio. Vediamo se ce la fa fare in anticipo. Secondo me no. Secondo me è tipo indistruttibile, però scopriamolo subito. E c'è anche un pezzo dell'esplosione. Ovvio. Guarda, se lo sapevo. Era talmente palese. Vabbè, dai, ci siamo già almeno liberati dei nemici. Almeno quello è un vantaggio per tutti. Prima di tutto, allora, signora. Ecco a lei. Ecco anche a lei. Andiamoci a prendere questo. Uff, dov'è? Questo frammento. Ecco fatto, ce ne mancano solo 24. Allora, distruggiamo anche questo. Scelta karmica, ovviamente. Cavolo. Buona azione, come al solito. Sì, 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 però fammi aspirare un po' di elettricità che ne ho bisogno. Certo, guarda che mi continua a calare. Vai, Call. Occhio alla signora. Signora, faccia attenzione ed si chiami suo cugino e si faccia portare giù da questo tetto, perché
È un po' pericoloso stare qua sopra, glielo garantisco. Glielo dice uno che può cadere da qua in alto senza farsi nulla. Io devo riuscire a fare questa acrobazia, ma il gioco me la sta rendendo un filo troppo difficile. Ovvero, devo lanciare un nemico in aria e subito dopo... Perfetto. E subito dopo, dicevo, colpirlo con una saetta e ucciderlo. È difficile, perché tu nel tempo che stai facendo già boom, così, l'hai già buttato via e non sai dove cacchio finirà. Fine? È finita? Questa era l'ultima? Però non mi ha fatto effetti negativi o sbaglio? Eccolo! Si incazzerà parecchio per tutto questo. Ha fatto la T-pose, o sbaglio? Sono un cittadino preoccupato. Ora sta fermo. Si è lanciato su di me. Le sue dita mi scavavano nella testa. Prima non c'è stato niente. Poi ha iniziato a mostrarmi cose. Cosa? La bestia? Indescrivibili. E in quella frazione di secondo ho capito. Mi stava mostrando il futuro. Morte e distruzione erano estese in ogni luogo. Quando mi ha lasciato, sapevo che era lui il responsabile di tutto. Che aveva aperto il vaso di Pandora. E che non si sarebbe più chiuso. E che quella dannata raggiosfera era coinvolta. Poi è sparito. Per quanto io non voglia fare spoiler, ma quanto è potente! Cioè, questa persona, che quanto potere ha acquisito da origine a quello che è adesso? Perché non torni qui, amico? Ho delle bibite in fresco. Sto arrivando. C'hai ragione, io dovrei anche lavarmi la faccia, sai com'è Zik. Eccomi arrivato Zik, tutto sporco di nero in faccia. Moia. Hai usato la tua sfera di cristallo? È davvero dell'FBI? Ma va? Non solo, è anche un pezzo grosso. Chi l'avrebbe detto Zik? È quel genere di persona che mandano quando la merda viene a galla e sta per inondare tutto. Ottimo. 6 mesi fa è stata trasferita in una nuova divisione chiamata Defender. Ma a quel punto la traccia si raffredda. Uno dei miei pensa che lavori con la DARPA. Ragazzi, senti, ora sono serio. Devi stare attento. La DARPA è la madre di tutta la merda delle operazioni segrete. È un gruppo del Pentagono che non fa capo a nessuno. Se lei è coinvolta con quei pagliacci, farai meglio a stare in guardia. Già, e Babbo Natale ha ucciso JFK. Dove sono le bibite? Cole, ti sta dicendo una roba di un serio che invece dovresti startene zitto. Non pregare per le vite più facili, pregare per gli uomini più forti. 16° giorno. Le coordinate dell'ultima sottostazione nel Neon sono state inviate al tuo GPS. Dirigiti subito là. Ti prego, fa che mi sblocchi la planata. Sai cos'è che mi ha messo paura? Cosa? L'idea che quelli del governo possano mettere le mani sulla raggiosfera. Non abbiamo già parlato di questo. Ma già ce l'avranno di sicuro. So che stai già rischiando grosso. Ma pensaci un attimo. Se davvero quell'arnese dona superpoteri, cosa impedirebbe al vecchio zio Sam di potenziare l'esercito o la polizia? Non potremmo nemmeno difenderci. Non sapevo che servisse. Cazzo, Cole! Apri gli occhi. Guardati attorno. Vedi la Croce Rossa? O la Guardia Nazionale? Io no di certo. Ci hanno mettito sul ponte. Cercheranno di conservare il loro potere. Fratello, svegliati! Prima che sia tardi. Vabbè, e se lo dici tu, Zik? In ogni caso, quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.